Cari amiche, cari amici di Padre Pio TV, rieccoci di nuovo insieme con l'appuntamento del lunedì dedicato alla regola della sostenibilità. Da Francesco a Francesco con Fra Italo Sant'Agostino. Buongiorno a tutti e bentrovati. Speriamo abbiate trascorso. Un buon fine settimana all'insegna, magari anche dello svago, della spensieratezza, magari con qualche passeggiata in natura, visto che il mese di ottobre è stato un po' un bonus, un prolungamento dell'estate, fra Italo. È un mese che ci sta ancora facendo ecco, passare quei momenti tranquilli, un po' al sole, un po' spensierati, vero? Lo facevo riferimento alle passeggiate in natura perché nella mia esperienza personale, fra Italo, quando cammino in natura più forte ho la sensazione che non ci impegniamo abbastanza per tutelare il nostro pianeta. Per cui ecco mi auguro che quel contatto con la natura possa generare un po' in tutti un maggiore senso di responsabilità, di tutela del nostro ambiente. Ecco, tu hai detto una cosa che magari è un'esperienza che però non tutti fanno, quella di rifare una camminata in un bosco, trovarsi un po' di tempo per stare a contatto con la natura, quella pura, quella non riorganizzata dal dall'azione dell'uomo che poi la vuole un po' più comoda come, come gli pare. Però questo contatto con la natura, come hai detto tu, un po' risveglia quel senso di piacere, di relax, di, relax, di riposo, di spensieratezza che ti dà solamente, non lo so, il suono degli alberi tra le foglie, eh, il suono delle, del vento che passa tra le foglie degli alberi oppure le onde del mare. Questi, piccoli miracoli sì. che hanno il potere veramente di rimettere il cuore dell'uomo in contatto con il mondo ma anche con Dio. Quando sai tante volte come facciamo un po' tutti eh, quando siamo poi in natura a fare queste esperienze eh, le condividiamo attraverso delle foto sui social qualche amico mi dice ma tu dopo una settimana di lavoro invece di riposarti non ti stanchi ad andare eh, sui monti o a passeggiare nel bosco. In realtà, come dicevi tu a me mi rilassa proprio, eh, a me mi non si può dire, eh, però ecco, ecco ha questo effetto. È il relax che <ride> ti ha fatto sciogliere pure sul, <ride> sulla lingua. E quindi ecco, mi auguro che questo contatto con la natura possa essere sempre più a portata di tutti quanti: dai bambini agli adulti anche appunto alle persone un po' più avanti negli anni, perché poi quelle opere di antropizzazione di cui parlavi tu non necessariamente devono essere in contrasto con la natura. Ecco, con la regola della sostenibilità, da Francesco a Francesco, vogliamo proprio entrare eh, in quella dimensione dell'uomo che eh, riesce a tutelare, a rispettare e tutelare l'ambiente in cui vive. Oggi, eh, già dall'inizio, già dalla prima puntata, abbiamo parlato di questi temi, appunto, con, facendo riferimento a due illustri. Testimonial, potremmo chiamarli così, che sono appunto San Francesco d'Assisi e Papa Francesco e in queste puntate ci hanno accompagnato tanti cari ospiti. La comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che poi in realtà è diventato un vero e proprio partner di questo progetto. E, uh, Tante buone pratiche da Legambiente Alfai, dalla Croce Rossa italiana, come è stato per lunedì scorso, a Caritas italiana che intervisteremo oggi con Fabrizio cavalletti e facendo anche un riferimento alle azioni che Caritas sta implementando nei territori di guerra perché ahimè non ci dobbiamo dimenticare che eh, oltre i nostri confini ci sono tante persone che stanno soffrendo gli orrori della guerra in questi giorni. Sì, veniamo alle notizie magari di oggi che riguardano in questo piccolo spazio proprio che cosa si sta muovendo nel mondo proprio in linea con questi temi che stiamo trattando. E non so se voi sapete che il mese di ottobre è stato anche un po' nominato come lo Urban October. Ottobre è un mese fortunato per queste cose, abbiamo anche l'Ottoberfest per chi piace un pochino alzare il gomito. Abbiamo l'ottobre missionario che noi, diciamo, noi cattolici, soprattutto anche noi Cappuccini, promuoviamo. Ecco, si è aggiunto anche questo tipo di ottobre, un ottobre dell'urbanistica. In particolare il 31 ottobre si celebra la giornata mondiale delle città. È stata una giornata proprio voluta dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite 2013. Questo perché? Perché la città è il luogo un po' della sostenibilità e mh, se ci facciamo veramente attenzione il nostro pianeta non è che è abitato ovunque dall'essere umano, la presenza dell'uomo si concentra nelle città e quindi proprio anche la città che con la sua struttura, la sua eh, dinamicità può contribuire o meno alla sostenibilità della vita dell'uomo e quindi al rispetto del pianeta. Gli obiettivi di questa giornata sono appunto quelli di creare una sensibilità circa questi argomenti. Quindi aumentare la consapevolezza sull'adattamento al cambiamento climatico che ha un impatto sulle città e quindi dobbiamo reagire e quindi ispirare azioni efficaci a livello locale, ma anche no per creare anche quei legami tra le associazioni, tra gli, gli enti pubblici in modo tale da riuscire a rimodellare, organizzare sempre al meglio la città affinché sia più vivibile, perché poi quello è l'obiettivo, niente è fine a se stesso. E ci sono dei dati interessanti, se noi andiamo a vedere le immagini che sono sul fondo del sito, proprio su come diciamo, la popolazione è distribuita sulle città. Ecco, sapevi che le aree urbane coprono solamente il 2% della superficie terrestre? Questo è interessantissimo, il resto è ancora natura natura pura eppure causano il 60% delle emissioni inquinanti nel pianeta. Quindi quello che si fa nelle città ha veramente tanto tanto impatto su tutto il pianeta anche se è una piccola parte concentrata e ovviamente il consumo, visto che tutte le attività sono là, soprattutto quelle industriali, ecco il consumo dell'energia prodotta a livello mondiale viene assorbita nelle città per ben il 78%. Un'altra notizia riguarda un po' il mondo dello spettacolo, il mondo dell'arte che si sta piano piano anche sensibilizzando verso i temi del, della bellezza, che cerca di comunicare dei valori importanti in questo senso. Quindi per quello che ci interessa è questa rassegna promossa dall'AMAT, che è l'Accademia Musica Arte e teatro hanno organizzato questa rassegna lirico-sinfonica che si intitola Un anno da fiaba. Ecco, le tematiche che hanno ispirato questa rassegna sono quelle ovviamente della musica, le nuove tecnologie, la comunicazione e quindi i temi sociali e qui vediamo noi quelli ambientali. Ed è un po' una curiosità perché non è scontato. E quindi l'evento che ci interessa è quello del 7 e 9 dicembre che si terrà eh, questo spettacolo, La Cenerentola di Gioacchino Rossini al Teatro dei Rinnovati e il focus di questo spettacolo, ossia l'accento, viene posto anche sul tema delle energie rinnovabili. Ecco, io sono veramente curioso perché non so come abbiano riuscito a conciliare la storia di Cenerentola soprattutto anche la versione di Rossini, con questo tema della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente noi siamo curiosi e quindi le prove diciamo, sono aperte al pubblico dal 25 ottobre presso la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, altrimenti le prenotazioni potete farle e trovarle proprio sul sito della AMAT. E continuando nel mondo della musica, ecco, c'è da chiedersi questa domanda: ma la musica inquina o no? Eh, mi dirà Tony, dipende dal tipo di musica. Qualcuna veramente esatto. ce la sentiamo sullo stomaco, altra ci piace <ride> di più, ma sono gusti, stiamo scherzando. Ecco, però c'è un aspetto importante che riguarda anche il mondo della musica e l'industria discografica. Pensiamo che solo il mercato musicale inglese, che è quello che va per la maggiore, perlomeno in Europa, è responsabile delle emissioni annuali di circa 540.000 tonnellate di CO2, è che sembra un numero grandissimo, è un numero grande, ovviamente non è quello che ci preoccupa diciamo, mm -hmm. rispetto a, um, al consumo globale, alle emissioni globali, però anche qui si può fare qualcosa. Allora, gli artisti per primi sono partiti a sensibilizzarsi, parliamo dei Coldplay, ma per gli italiani Lisa, Giovanotti, anche Piero Pelù, e hanno ideato questo manifesto, manifesto per una musica sostenibile. Si parla anche dei tour, degli spostamenti, del vario cast artistico, ci sono tantissimi dettagli che possiamo considerare, lo smaltimento dei rifiuti dopo i live, i concerti. Loro si sono impegnati e hanno messo al primo punto di questo manifesto proprio quest'idea, assumere la sostenibilità ambientale del settore musica come un obiettivo primario delle proprie attività. Quindi non quello che avanza di tempo, dedichiamo a questa idea, ma tutto iniziamo a progettare a partire da questa idea, questa necessità di tutti. Queste tue notizie ci danno la misura netta di come il tema della sostenibilità sia assolutamente trasversale e vada ad investire tutti i campi e i settori in cui l'essere umano vive ed opera. Per questo è importante che anche, eh, sia, sia sentito così profondamente anche dal mondo dell'arte, che tante volte è un mondo che eh, comunica appunto attraver attraverso le mo la molteplicità delle proprie forme artistiche e lascia segnali e messaggi importanti che ci auguriamo vengano raccolti sempre da più persone. Noi adesso ci fermiamo solo per qualche istante poi ritorneremo di nuovo insieme invece per coinvolgere fra Alessandro Mastro Matteo, ministro provinciale della provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, per tornare con lui sui passi di Francesco. Come promesso siamo tornati prestissimo per recuperare il filo della regola della sostenibilità e con eh, Fra Italo, lo, Fra Italo intervisterà. Eh, fra Alessandro Mastro Matteo che vi presentavo solo qualche istante fa. Ecco, pace a te fra Alessandro, benvenuto in questo piccolo momento in cui cerchiamo. Tramite tutti questi eventi storici che stanno continuando a puntare su Francesco D'Assisi, sulla sostenibilità, ma soprattutto ce lo propongono come un messaggio ancora attualissimo. Ecco, vogliamo ricorrere alla tua testimonianza di professore, ma soprattutto di confratello Cappuccino, anche di ministro provinciale che fa tanta esperienza. E quindi vogliamo chiederti, Francesco a un certo punto della sua vita ha fatto una scelta molto importante. Siamo un po' agli inizi del piccolo Francesco che diventerà il grande piccolo Francesco e prende posizione verso il possesso, i beni materiali. Che è successo nel suo cuore? Sì, Francesco dopo una vita dissoluta eh, decide di abbracciare la bellezza che è Dio. In realtà lui risponde ad una chiamata eh, sulla linea del Vangelo di Giovanni al capitolo quindicesimo in cui viene detto che eh, non siamo noi a scegliere Dio, ma è Lui che ci sceglie per primi e noi rispondiamo a questo appello. Francesco ehm, era riempito di tanti sogni e soprattutto voleva diventare cavaliere, eh, ma ad un certo punto della sua vita eh, vive una sconfitta, nulla lo soddisfaceva più come prima, pertanto si mette alla ricerca e avvia un processo di conversione. Una conversione che eh, lo porterà ad abbracciare eh, i poveri e soprattutto i Lebrosi, una eh, conversione che nascerà dall'incontro speciale con il Crocifisso di San Damiano. Eh, abbiamo due attestazioni: un'attestazione biografica, che eh, deriva dal Testamento lui stesso, che ci dice che l'incontro con Dio avviene pro proprio attraverso ciò che gli sembrava amaro, cioè l'abbraccio dei Lebrosi e successivamente i biografi eh, diranno che questa conversione avverrà proprio attraverso l'invito che Nostro Signore gli rivolge, Francesco va e ripara la mia casa che come vedi è tutta in rovina. Ma questa sua eh, diciamo, propensione poi a lui che per esempio teneva tanto agli abiti, insomma sappiamo dalle eh, biografie che un pochino aveva questo gusto, a un certo punto però decide di ridare tutto al padre e poi la, la sua frase sarà ora posso dire padre nostro che sei nei cieli. Perché l'importanza dei beni materiali in Francesco? Esattamente, dopo aver vissuto questo primo momento di conversione egli decide di denudarsi del superfluo, per cui c'è questa immagine che noi ricordiamo che viene anche indicata all'interno delle fonti biografiche in cui Francesco, nella piazza principale della città, alla presenza del vescovo di Assisi e della popolazione, si denuda di, eh, dei suoi vestiti. Proprio per indicare che aveva trovato la ricchezza, cioè Dio, perché in effetti chi trova Dio non va alla ricerca di altro e quindi eh, il suo percorso era proprio immerso in questa ricerca dell'essenziale, non del superfluo. E Francesco diventa povero, poverissimo. Non dimentichiamo che al suo tempo tanti erano i cosiddetti movimenti pauperistici, cioè quei movimenti che eh, in buona sostanza eh, mettevano in luce la povertà di Cristo per eh, esaltare Lui appunto come ricchezza. Chi si nutre di Dio rimane riempito nel cuore e non ha bisogno di tutto ciò che in realtà poi risulta essere periferico. Ecco, io vorrei sottolineare questa che è una cosa bellissima, Francesco è capace di spogliarsi completamente perché si sente ora completamente ricco, ecco, sono tante volte che io leggo la vita di Francesco, l'approfondisco, però è la prima volta che ho questa sottolineatura del genere. E qual è stata la reazione di coloro che erano lì, che magari hanno assistito a questo momento, ma soprattutto all'assisi del tempo che vede questo Francesco da quasi nobile o comunque con datteggiamenti nobili ridursi a straccione? Beh, è una reazione di sgomento, chiaramente. La sua personalità allegra, da baldanzosa chiaramente eh, risulta essere una personalità ad un certo punto molto strana agli occhi della, degli abitanti della, della sua città, in primis agli occhi del padre che nutriva su di lui e per lui dei sogni grandissimi, voleva il papà Pietro di Bernardone che Francesco diventasse un cavaliere. E poi il chiacchiericcio della gente che, ad un certo punto di vista, vede il cambio di vita di questo giovane, poco più che ventenne, che ad un certo punto lascia le sicurezze assolute della sua vita agiata per abbracciare la precarietà. Una precarietà eh, tale agli occhi degli uomini, ma sicurezza eh, appunto agli occhi di Dio, perché chi si abbandona in Lui evidentemente non rimane solo, non rimane deluso. Quindi quel eh, primo gesto che compie Francesco poi si determina in tante altre modalità di vita e, e questo eh, crea mh, tanta confusione eh, proprio nei suoi contemporanei. Eh, ma ad un certo punto Francesco viene colto nella sua essenza proprio perché diventa un uomo che non mette in divisione la teoria con la pratica ma la fa coincidere, cioè tutto ciò che egli annuncia eh, attraverso eh, il Vangelo poi lo vive di fatto e vive Cristo povero e crocifisso. Ecco, e qui c'è un messaggio anche bellissimo per quanto riguarda la sostenibilità della vita, per quanto riguarda i sogni dei genitori che a un certo punto hanno un impatto su quella che è la vita dei figli perché una vita sostenibile creata per un giovane è forse anche una vita che va a rispettare la sua vocazione già dall'inizio e non la va a, a violentare con altre prospettive o altri desideri che in realtà generano frustrazione. Quindi pensiamo a volte ai sogni che noi mettiamo sulle spalle dei nostri figli, dei nostri nipoti, cercando di proporgli chissà quale realizzazione che però non è in linea con il loro cuore. Quindi Francesco ha dovuto sfondare un muro in questo senso, vero, Fra Alessandro? Beh, indubbiamente ehm, è da precisare che eh, mentre il papà rimane fortemente deluso, la mamma, invece, donna pica, una donna francese, eh, lo aiuta in tutto e per tutto. È la sensibilità eh, delle mamme no? che riescono a cogliere fino in fondo i progetti eh, dei propri figli. E allora la mamma lo libera dalle catene, eh, perché il papà lo mise in punizione, e Francesco ritorna alla libertà. Eh, non sappiamo eh, quale sia stato l'epilogo di questa storia proprio nella relazione con i suoi genitori, eh, tuttavia possiamo immaginare che così come eh, la gente dopo un po' di anni eh, ritrovò in Francesco un vero riflesso di Dio, tanto da essere definito poi all'interno delle eh, biografie come un altro Cristo, ecco eh, possiamo immaginare che anche il papà seppur eh, con fatica, abbia eh, in, in futuro riconosciuto Francesco come eh, un uomo che ha risposto in tutto e per tutto, e cioè con coerenza, alla chiamata di Dio. Ecco, tornando appunto alla povertà per Francesco, la rinuncia dei beni materiali, ma nel francescanesimo in genere anche Santa Chiara nella sua regola insiste tantissimo affinché le suore le sue sorelle mai abbandonino la povertà. Ecco, qual è la ripercussione nella vita di fede in un, da, che parte proprio da un giusto rapporto con i beni materiali? Sì, eh, Chiara d'Assisi... Eh vuole per sé e per le sue sorelle il privilegio della povertà, lo chiama così e lo chiede proprio ai sommi pontefici, un privilegio che le accordano. Ecco e... perché possiamo ricordare che non era affatto scontato per le donne, anzi non era forse proprio legalmente permesso che vivessero in povertà come gli uomini, giusto? Sì, non era proprio capito fino in fondo, soprattutto nel, nel medioevo Duocentesco, ma Chiara si impone e ottiene ciò che il Signore le pone nel cuore. E evidentemente chi vive la povertà, ad un certo punto vive Cristo. E la povertà ha tante sfumature. Nella, nel vocabolario francescano, dire povertà significa dire minorità, significa dire umiltà, significa dire piccolezza. Per cui Francesco sceglie la povertà non fine a se stessa, non è semplicemente un allontanamento dai beni materiali, ma è soprattutto una riscoperta della minorità, perché soltanto gli uomini piccoli possono vedere Dio, talvolta sulle spalle dei giganti, che sono quei testimoni della fede, che ci permettono di trasformare la verità del Vangelo in vita vissuta. Forse questo è proprio il passaggio che ci porta anche ai giorni nostri, un po' a tornare piccoli. E mh, pensando proprio a Francesco d'Assisi, e si dice sempre che la povertà di Francesco non è più possibile ai giorni nostri perché i tempi sono cambiati. Ecco, un po' è vero questo, forse sul lato materiale, però sulla strada che tu ci hai aperto adesso, quindi sul lato spirituale, quindi riconoscersi piccoli. Ecco, che cosa ha ancora da dirci Francesco d'Assisi? Il suo modello è irrealizzabile per i giorni nostri? Oppure c'è quel piccolo segreto, quella piccola sfumatura che, se riusciamo a inquadrare, riusciamo a riportare Francesco nei giorni nostri? Beh, certamente è possibile vivere Francesco d'Assisi e Papa Francesco ce lo sta dicendo con forza: l'ultima esortazione apostolica eh, si apre proprio eh, citando Francesco. E, quindi è possibile vivere Francesco perché è possibile vivere il Vangelo, perché Francesco è un uomo tutto evangelico. Non dimentichiamo che la regola dei frati minori che eh, frate Francesco consegnò ai suoi frati nel 1223 con l'approvazione di Papa Onorio III si apre proprio così. La regola e la vita dei frati minori è questa, cioè osservare, vivere il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Per cui la povertà intesa come piccolezza. Eh, è propria di quegli uomini e quelle donne che eh, desiderano abbracciare l'amore di Dio. Cristo che eh, si pone sul legno della croce, un segno di grande debolezza, che eh, diventa forza proprio perché la sua fede è riposta nel Padre. Eh, non dimentichiamo anche che. Queste tematiche legate alla povertà hanno portato i frati minori a tante divisioni all'interno dell'ordine, proprio perché la povertà ha tante sfaccettature e molto spesso le sensibilità erano diverse. Per cui, chiedevano ai papi di commentare quella regola di Francesco che indirizzava alla povertà. In effetti, le divisioni che avvengono all Attorno al tema della povertà, ma la povertà intesa, ripeto, non soltanto come distacco dei beni materiali, ma a 360 gradi. Eh, oggi, eh, dopo 800 anni di storia, noi continuiamo a, a mantenere vivo il carisma di Francesco nelle nostre realtà pastorali eh, ma dobbiamo eh, evidentemente cambiare le forme altrimenti diventeremo eh, uomini frati anacronistici ma conservare l'anima cioè lo stile e lo stile sta proprio nella minorità cioè essere i più piccoli quelli che sono dietro agli altri eh, i più piccoli agli occhi del mondo ma evidentemente potranno essere i più grandi agli occhi di dio Grazie fra Alessandro per queste bellissime e preziosissime riflessioni. Ci auguriamo che tutti quanti i nostri telespettatori ne possano fare tesoro e metterle in pratica. Grazie fra Alessandro. Tu sarai un ospite eh, ricorrente in questo nostro cammino. Noi di questo ne siamo felicissimi e quindi ci, ci diciamo un arrivederci alla prossima volta. Ci sta. Bene, ci Grazie di cuore. Faccio. Ci sta proprio, noi ci fermiamo soltanto. Per qualche istante poi diamo la linea alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Buongiorno a tutti, grazie Toni e grazie Fra Italo. Eccoci qui nella nostra... Sezione della regola della sostenibilità da Francesco a Francesco ed è il momento del, uh, dell'approfondimento con le comunità laudato sì. Oggi eh, vogliamo parlarvi di un appuntamento, di un evento importante che si è tenuto in questo mese di ottobre, che è stato il sesto forum delle comunità laudato sì che si è tenuto proprio a Verona il 14 e il 15 ottobre scorso. Non potevamo lasciar passare questo mese senza rendervi conto di questo. Appuntamento importante. Per farlo, oggi abbiamo invitato colui che è un po' l'anima delle comunità Laudato Si. Sì. Eh, con gioia e con, tanto, e con onore anche accogliamo nel nostro studio Monsignor Domenico Pompili, che è il vescovo di Verona. Grazie, grazie per, essere, per essere venuto, per aver, per aver accettato di eh, collegarsi. La aspettiamo di persona qui a San Giovanni Rotondo, ma nel frattempo ci accontentiamo della, del suo, della sua presenza eh, online. Possiamo rivolgerle qualche domanda per capire com'è andata questa, questa, questa storia del forum. Eh, il forum ha avuto come titolo «Laudato si sì, raddoppiare l'impegno». Perché eh, appunto con la, eh, con la promulgazione dell'esortazione apostolica pare che il Papa inviti tutti a raddoppiare l'impegno. Si parla di transizione ecologica, ma il Papa più che altro parla di conversione ecologica. Cosa vuol dire concretamente questo? Conversione ecologica è molto di più che transizione ecologica. Direi che la transizione ecologica è un po' come una sorta di resa... Alla situazione che è ormai evidentemente al tracollo e che invoca qualche elemento eh, di aggiustamento, ma la conversione a cui il Papa richiama vuol dire in realtà cambiare completamente il nostro approccio alla realtà, visto che eh, l'umanità ha imboccato, diciamo, dalla Rivoluzione industriale in poi, con un picco notevolissimo a partire dal secondo dopoguerra, una strada che vede la terra sistematicamente sfruttata, rapinata e depredata, con il rischio, ormai divenuto concreto, che la terra si ribelli e che in qualche modo si rivolti contro l'uomo e il riscaldamento globale che è un po' la punta dell'iceberg di questa condizione che è andata progressivamente frenando sta lì a dirci che se non esistono più le stagioni di una volta è perché l'uomo ha impattato così profondamente l'ambiente da far sì che le acque marine si innalzino e che molte delle località per esempio che stanno vicine a questi luoghi siano probabilmente destinate ad essere sommersi per rimanere nel nostro paese italiano la vicenda del novembre del 2019, l'acqua alta a Venezia, al netto del Mose, è emblematica di una situazione che sta eh, franando sotto le nostre eh, vite e questo dice che non basta più una transizione, ma occorre una vera e propria conversione. Grazie, grazie. Sì, a questo, proprio a questo proposito, leggendo, sentendo, guardando, sentendosi, sentendo le opinioni in giro, no, si è un po'... Tra virgolette sbattuti tra due, tra due muri. Sembra. Da una parte i negazionisti, quelli che negano che e il Papa, di cui anche il Papa parla nella Laudate Deum, quelli che negano che esista o che ci sia un cambiamento climatico, e dall'altra parte quelli che invece ormai hanno scenari così apocalittici che Pare che la cosa migliore sia buttarsi dalla finestra e farla finita prima che, che il mondo sia finito. No? Come possiamo, eh, visto che noi siamo cristiani e siamo portatori della speranza cristiana, come possiamo mettere insieme questi due aspetti che pure esistono? Beh, più che metterli insieme, credo che siano due estremi che dobbiamo accuratamente evitare. Il primo è quello rappresentato dai negazionisti, appunto come lei giustamente diceva di coloro che pur di fronte all'evidenza negano la realtà. Esisteranno sempre dei terrapiattisti, cioè quelli che ritengono che la terra sia piatta, nonostante tutto quello che la scienza ci ha mostrato, così come esisteranno sempre quelli che negano ciò che la scienza ha ormai dichiarato irreversibile, cioè questo cambiamento climatico che non è più sospeso all'opinione dell'uno o dell'altro, ma è un dato di fatto acclarato. Già alcuni anni fa più di 200 scienziati firmarono una dichiarazione eh, in tal senso. E se non vogliamo lasciarci sopraffare dalle opinioni dell'uno o dell'altro, credo che alla scienza, come fa del resto molto rigorosamente Papa Francesco, occorra fare riferimento. Diversamente rischiamo di andare dietro all'ultimo strillone. I negazionisti, dunque non hanno. Diciamo alcuna possibilità eh, di eh, confermare la loro tesi. Invece, quanto ai terroristi, direi che questo pure è però un eh, estremo che occorra eh, evitare perché non si cambia semplicemente sulla base della paura e non è amplificando il terrore che si cambiano o si eh, migliorano stili di vita, ma è piuttosto assumendo uno sguardo consapevole e evitando che sia la paura che è sempre cattiva consigliera, ma sia piuttosto la ragione e anche direi la fiducia ad orientare i nostri comportamenti virtuosi. E la cosa è possibile perché come abbiamo visto anche nell'esperienza del Covid, che è probabilmente una delle ricadute di questa correlazione tra uomo ed ambiente non del tutto chiarita. Eh, con il Covid abbiamo imparato sotto la pressione dell'urgenza che è possibile cambiare modelli e stili di comportamento. Basta volerlo. Infatti, infatti, penso che, che, sia, che sia proprio così, anche perché tante volte eh, il Papa ci ha detto anche nell'Enciclica Laudato sì. No? Il mondo più che un. Uh, un problema è un mistero da contemplare prima di essere un problema. Eh, quindi questo forse possiamo, come diceva lei, ra la ragionevolezza, la ragione, fa riferimento a, a qualcosa che è così, è invece eh, è realmente così, è nella verità che è così. Forse questo può essere un modo per, eh, per andare avanti, no? Sì, io credo che non dobbiamo lasciarci ispirare dalla paura o dal terrore, anche se obiettivamente i dati sono molto eh, compromessi e probabilmente siamo già vicini a una svolta, però eh, non è questo che ci aiuterà a cambiare, se non invece, come diceva giustamente uno sguardo eh, sulla realtà capace di contemplare più che depredare, uno sguardo che si renda avvertito del fatto che il mondo è creazione non è materiale inerte e il mondo che ci circonda non è semplicemente il fondale delle nostre performance, ma è piuttosto l'albero su cui siamo noi stessi appollagliati, per cui pensare ingenuamente di tagliare l'albero e di rimanere in piedi, questo non si dà. Esatto, grazie, grazie, molto, molto bello questo, è veramente incoraggiante un'ultima domanda adesso è finito il forum delle comunità laudato sì che cosa ne è venuto fuori e come lei stesso ha vissuto questa questa occasione d'incontro quali sono i prossimi passi visto che ci muoviamo nel, nell'ambito nell'alveo delle comunità laudato sì ma direi che il forum è sempre un'occasione per invertire amicizie per rinnovare diciamo così un impegno che è quello di ciascuno dei membri delle diverse comunità, ricordo che sono una settantina in Italia dal nord al sud, ciascuna delle quali è costituita da un gruppo neanche eccessivamente numeroso di adulti che prendono in carica il tema dell'ambiente a partire dalla loro realtà concreta, perciò finiscono per essere persone che pensano sì globalmente, ma soprattutto agiscono localmente perché il pensiero ecologico è sfidato dalla concretezza dei nostri intendimenti, non possiamo limitarci a delle analisi, ma occorre muovere la realtà dal basso, perché come ha detto Papa Francesco in una mini intervista che io stesso gli ho fatto e che abbiamo visto nella introduzione al forum, è dal basso che è possibile il cambiamento, considerata l'indecisione della politica e soprattutto dopo la Coppa di Madrid ha decretato la pratica in differenza rispetto a queste straordinarie questioni, occorre che dal basso si muova qualcosa e Papa Francesco con la sua consueta chiarezza ha detto che come l'acqua si scalda ed e bolle dal basso, con la fiamma che viene dal basso, non dall'alto, così le cose cambiano quando dal basso, cioè dai movimenti eh, popolari, eh, anche minoritari, eh, viene eh, ad emergenza una questione. Perciò il forum è stato un momento per ritrovarsi tra amici, ma soprattutto per ritrovare eh, la sensatezza della nostra azione. E Carlin Petrini, che con me è un po' all'origine di questa comunità, è stato molto concreto nell'additare alle comunità delle occasioni concrete per poter trasformare l'impegno in una sorta di conversione ecologica a partire ciascuno dalla propria realtà concreta e quindi direi che il forum si conferma essere una possibilità molto importante per eh, trovare un momento insieme di riflessione, ma soprattutto per fare incetta di energia e di Impegno perché tornati poi ognuno nel proprio contesto si possa continuare ad agire come sentinelle che stanno allerta e che non lasciano passare nulla che non sia conforme a questo urgente appello ad una conversione ecologica. Benissimo, grazie, noi siamo. Grazie a voi. Grazie mille, noi siamo la comunità di San Giovanni Rotondo e qui, e qui facciamo le sentinelle, ci sforziamo di fare come lei ci ha detto. La aspettiamo da questa grazie. parte e la ringraziamo ancora. Grazie, saluti a tutti gli amici e le amiche che ho incontrato l'anno scorso. Appunto, grazie. Eh, grazie. grazie, grazie, grazie veramente. Buona giornata. Arrivederci, grazie. grazie. Eh. E noi restituiamo eh, la linea con questo aver sentito il vescovo Pompili che è appunto insieme a Carlin Petrini uno degli ispiratori delle comunità Laudato in Italia, noi restituiamo lo studio e la linea a Toni e a Fra Italo per la continuazione del programma. Ci vediamo la prossima settimana. E a questo punto della trasmissione, Fra Italo, come al solito, apriamo uno spazio su quelle che sono le buone pratiche della sostenibilità cristiana innanzitutto. E oggi abbiamo il privilegio di avere con noi un rappresentante di un grande Ente della uh, nostra Chiesa Cattolica da sempre al fianco dei più deboli, dei più bisognosi, degli indigenti, eh, che è appunto Caritas Italiana. Appena vedremo nel nostro maxi schermo Fabrizio Cavalletti, gli daremo il benvenuto. Eccolo, lo stiamo vedendo. Buongiorno Fabrizio, bentrovato. Ti vediamo ma uh, non ti sentiamo per il momento. Uh, prova a. Buongiorno. Eh, ecco, adesso Eccoci, ti, vediamo ci sentiamo. E ti sentiamo. Ne approfitto per dirti se riesci a ruotare il telefono così che ti vediamo a tutto schermo. Se non riuscissi, no, è l'ultimo. Eccoti qua. Bene, se lo metti un po', un po più distante avremo, avremo modo di vederti bene. Ok. Ci prendiamo. Buongiorno, Buongiorno, Buongiorno. ben trovato. Ci, Ci siamo presi qualche secondo così per averti a, a tutto schermo, eh, così facciamo le cose per bene. Ben, ben trovato eh, Fabrizio Cavalletti, Caritas Italiana, come dicevamo in, in apertura. Un, un ente da sempre vicino alle persone più deboli, più bisognose e soprattutto non è, non è mai banale, non lo è soprattutto in questi ultimi tempi eh, nei quali sappiamo eh, come l'umanità sia martoriata da tante guerre eh, cruente, sempre, sempre ingiuste le guerre poi e poco sostenibili direi. Sì, eh, purtroppo stiamo vivendo un tempo in cui eh, la guerra è tornata ad essere eh, uno strumento della politica. Eh, è tornata ad essere considerata uno strumento possibile, e, e questo diciamo, mh, è un passo indietro significativo, credo, dell'umanità dell e anche diciamo, del, degli sforzi che, che erano stati fatti nel passato invece per eliminare la guerra, per ripudiarla definitivamente come strumento possibile degli Stati per risolvere le loro controversie, i loro problemi. Facevamo riferimento alle guerre anche perché Caritas Italiana è impegnata anche su questo fronte, solo di qualche giorno fa la notizia di una campagna a supporto delle popolazioni colpite in Medio Oriente. Sì, noi siamo in contatto con eh, i colleghi di Carisa Gerusalemme che sono, che, sono, che sono lì e che operavano e stanno cercando di operare ancora eh, nella striscia di Gaza, soprattutto per fornire eh, supporto medico e beni di prima necessità, eh, attività che sono, hanno, sono stati costretti a sospendere con l'inizio dei bombardamenti. Eh, perché appunto il personale che operava lì è dovuto, eh, è sfollato di fatto, ma eh, stanno mh, cercando di operare attraverso questo personale che, che è lì eh, per fornire beni di prima necessità nei due, nei due centri dove eh, questo personale diciamo, si è eh, rifugiato che sono la chiesa ortodossa la chiesa, la chiesa ortodossa e la chiesa, e la chiesa cattolica latina eh, purtroppo uno, una operatrice di casa di Gerusalemme che, eh, che, 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 che con la sua famiglia si era rifugiata nella chiesa ortodossa e è rimasta uccisa eh, perché appunto eh, un palazzo adiacente a questa chiesa è stato bombardato e, ed è crollato quindi un muro di una sala della chiesa e purtroppo sono Rimaste uccise una, 18 persone, tra cui appunto questa operatrice con la sua famiglia. Ecco Fabio, abbiamo una parlato di beni di prima necessità che sono anche una risposta alla tragicità che stanno vivendo queste persone. Tornando alla nostra Italia, ecco. Come Caritas, che immagine di società abbiamo oggi, sia dal punto di vista dei bisogni, ma anche dal punto di vista della risposta della società a questi bisogni? C'è la capacità del cuore di aprirsi anche all'ascolto delle persone che chiedono beni di prima necessità? Sì, io penso di sì, come Italia, Italia eh, la popolazione italiana penso che sia eh, molto attenta, anche molto solidale, l'ha dimostrato. Dimostrato tante volte. Il problema è che spesso le, eh, quello che succede nel mondo eh, fatica ad essere comunicato. In questo caso, questa situazione di crisi in Terra Santa è molto sotto riflettori, spesso c'è una comunicazione eh, non esaustiva, però non che non dà ragione anche di quello che sta eh, realmente accadendo. Eh, ma io credo che la risposta della, delle comunità italiane sia. Sia, sia, sia sempre stata quando sono state chiamate a, a, ad esprimere una solidarietà sia sempre stata molto generosa e credo che lo possa essere anche eh, questa volta chiaramente mh, la, nelle situazioni di emergenza come queste è chiaro che eh, i, eh, la risposta immediata sono per i bisogni immediati come quello che sta succedendo ma bisogna guardare comunque sempre, sempre oltre e a tutti i bisogni ad esempio cari da Gerusalemme stanno anche cercando di fornire un supporto eh, psicosociale, psicologico, innanzitutto ai loro operatori, eh, tramite diciamo, una linea telefonica che hanno attivato, certamente con i problemi di comunicazione che ci sono, diciamo, soprattutto negli ultimi giorni, questo non è stato possibile, ma mh, nel momento in cui le comunicazioni sono attive stanno offrendo anche questo sostegno, in modo tale che poi gli operatori che sono lì a Gaza, essi stessi, appunto, come vi dicevo, vittime di questo conflitto, però possono a loro volta poi fornire anche questo tipo di sostegno ad altri, ad altri sfollati. Noi intanto ecco, ci stringiamo intorno al dolore che ha colpito la famiglia di questa operatrice Caritas in Terra Santa e eh, siamo grati per il lavoro che fate. Eh, anche oltre i nostri confini nazionali, appunto prima lo vedevamo anche navigando sul sito di Caritas Italiana e grati per quanto fate sul nostro territorio nazionale. In, in, in conclusione, eh, caro Fabrizio, eh, che cosa si prospetta per questo inverno alle porte? Eh, eh. Diciamo che eh, per quanto riguarda la situazione in, in Terra Santa adesso è molto difficile fare previsioni, eh, ahimè, purtroppo la situazione è, è, è molto critica, appunto è un po sotto gli occhi di tutti è molto molto difficile fare previsioni. La speranza è che, ci sia, eh, che prenda il sopravvento la ragionevolezza ecco, e che ci sia il prima possibile un cessate il fuoco che possa in qualche modo dare la possibilità di fare... Di ehm, far confluire in maniera più massiccia gli aiuti di cui hanno bisogno le popolazioni che sono colpite da questo conflitto e, e, si, possa, eh, e, e si possa iniziare un dialogo, un dialogo per la pace, perché eh, altrimenti diciamo, la situazione sarà ancora più catastrofica di quanto non lo sia già. Io vedo alle tue spalle una locandina dove riusciamo a leggere solo La pace è. Ecco, se puoi alzare un attimo il telefono, vorremmo leggere tutto quel messaggio che hai alle tue spalle, in maniera tale da concludere, da concludere così: perché leggiamo soltanto la pace, ecco la pace è disarmata. È un bel, un bel messaggio e un auspicio che eh, certamente ci facciamo tutti quanti. Va sì, bene, speriamo. Noi, noi dobbiamo per il momento dobbiamo salutarti, ci auguriamo magari di trovarti anche eh, in seguito nei prossimi mesi sperando di poter dare eh, notizie di tutt'altro tenore. Bene, grazie a voi, grazie di questo spazio. Arrivederci. Grazie. buon proseguimento di lavoro. Fra Italo, noi anche oggi siamo arrivati diciamo al momento di salutarci. Per cui diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori a lunedì prossimo. A lunedì prossimo.